Vediamo ora come inserire i timbri di zona nei vari ambienti del nostro edificio. L'inserimento del timbro di zona è molto semplice. L'apposito pulsantino è il penultimo nella barra del design. Archicad, come anche per altri comandi, è in grado di conoscere bene il perimetro dell'ambiente in cui andremo a cliccare, a patto che il metodo di costruzione selezionato sia quello giusto, che in questo caso è il secondo nei muri interni. Allora, per poterlo applicare il timbro di zona, l'operazione è molto semplice, di fatto basta fare un doppio clic e viene automaticamente inserito il timbro di zona. Adesso questo timbro di zona lo dobbiamo un attimino personalizzare. Qui ci sono una serie di informazioni che sono il numero del vano, il nome, l'area. A noi servirà inserire anche l'area finestrata, perché Archicad, avendo lavorato in 3D, è in grado di sapere per ogni ambiente le dimensioni finestrate delle finestre che insistono su quell'ambiente, nel nostro caso sono due. Allora vediamo come fare le personalizzazioni. Altra cosa che dovremo perfezionare è anche l'altezza del carattere, perché in questo caso potrebbe anche andare bene, ma negli ambienti più piccolini questo carattere incomincia a essere un po' troppo grande. Allora selezioniamo il nostro timbro di zona e lo andiamo a perfezionare. Allora, la prima cosa sullo stile del timbro di zona. Qui vedete, abbiamo possibilità di modificare sia il carattere, il fonte, che la dimensione. Adesso il fonte possiamo lasciare anche Arial, però la dimensione la portiamo a 2. Lo applichiamo subito e vediamo come la modifica, diciamo così, è soddisfacente. Andando ulteriormente avanti, andiamo nella opzione dei settaggi. E qui dobbiamo fare una considerazione. Il timbro di zona è sensibile alla scala. Che cosa significa? Che quando noi andremo a stampare il disegno, a seconda della scala che sceglieremo, compariranno più o meno informazioni che noi possiamo personalizzare. Adesso, siccome noi lavoreremo a scala 1/100, andiamo a vedere le informazioni alla scala 1/100, quindi contenuto 1/100. Vedete, c'è la possibilità di mettere 8 righe di informazioni. Adesso a noi ne servono 4. Nella prima riga il numero della zona, come già è impostato. Nella seconda riga il nome della zona. Nella terza riga metteremo l'area della zona. Nella quarta riga metteremo l'area finestrata. Dalla 5 alla 9 a noi non servono, per cui col pulsantino meno le possiamo tranquillamente togliere tutte. Ora dobbiamo anche, diciamo così, vedere di tutte queste informazioni quali a scala 1/100 verranno visualizzate. Andando avanti c'è, vedete, l'opzione area e volume. Allora qui è già impostata la possibilità di mettere l'area misurata, ma non è impostata l'area finestrata, che noi adesso andiamo a selezionare. È possibile, diciamo così, personalizzare anche il suffisso del calcolo, quindi la lettera che sarà prima del calcolo. Nel caso dell'area possiamo lasciare tranquillamente A. Nel caso dell'area finestrata possiamo scrivere A spazio fin e lo applichiamo. Vedete, nella nostra zona le informazioni adesso sono corrette. Che cosa manca ancora è il numero della zona e il nome della zona e anche il colore della categoria. Allora, se noi andiamo a selezionare, possiamo agire direttamente nella barra superiore. Sul nome della zona possiamo scrivere soggiorno. Nel numero scriviamo 1 e nella categoria della zona andiamo a prendere zona giorno. Ecco qua, vedete, in questo modo il nostro timbro è correttamente applicato. Adesso dobbiamo fare in modo di mettere timbri con le stesse personalizzazioni negli altri ambienti. Allora, questo timbro lo possiamo aggiungere ai preferiti. Se noi lo selezioniamo e andiamo sulle impostazioni, c'è la possibilità di aggiungerlo ai preferiti. Lo chiamiamo analisi abitazione, per esempio, per capire che è un timbro, diciamo così, perfezionato per questo tipo di operazione, e clicchiamo su OK. Adesso, quando noi andiamo ad applicare un nuovo timbro, nel comando qui al lato c'è la possibilità di andare sui preferiti, per cui se clicchiamo su analisi abitazione e andiamo qui e lo applichiamo, vedete, ci viene inserito il timbro con le caratteristiche prima personalizzate. Facciamo la stessa cosa in quest'altro ambiente e la stessa cosa in quest'altro ancora. L'unica cosa che dovremo andare a, diciamo così, inserire manualmente di volta in volta è il numero dell'ambiente e la destinazione d'uso. Allora, questo possiamo selezionare qui e
e scrivere che questo non è un soggiorno ma è un bagno e che il numero sarà il numero 2. Ecco qua. E questo va bene. Andiamo all'ambiente successivo, diremo che questa è una dispensa e che questo ambiente è il numero 3. Ok. Andiamo all'ultimo e diciamo che questa qui sarà la cucina e che l'ambiente è il numero 4. Vedete, automaticamente Archicad ha calcolato per ogni singolo ambiente le dimensioni e le superfici delle aree finestrate. Ultima cosa che possiamo vedere è come, diciamo così, allineare le scritte. Vedete, per selezionare una zona noi abbiamo un quadratino a forma di croce più o meno al centro, cioè nel punto dove abbiamo cliccato, ma selezionandolo comparirà anche un quadratino rosso che ci permetterà di spostare, vedete, le scritte nell'ambito della zona. Quindi non spostare la zona, ma solo le scritte. Quindi in questo caso possiamo alzarlo leggermente in modo da poterlo poi allineare all'altro, quello del bagno. Quindi nei vari ambienti, a seconda di quello che a noi serve, a seconda di dove abbiamo cliccato, possiamo personalizzare. Ecco, qui abbiamo inserito tutte le zone della zona giorno. Quando andremo al piano superiore, con lo stesso metodo possiamo inserire i vari timbri delle zone notte, della zona notte. Chiaramente poi dopo queste dimensioni, sia delle aree che delle superfici finestrate, le riportiamo nel foglio d'Excel per completare l'analisi.